Ok, solo per dirvi, sto cercando di andare da questa quest e di fare un po' di esplorazione. E qui nella palude purpurea c'è lui. Ok, e nel frattempo ho catturato Cherubi. Oh, mamma mia, quanto danno mi ha fatto. Allora, ovviamente l'ho trovato qui nel coso. E in questo punto, qui, c'è un bellissimo fuocherello. Allora, ne mancano 17. Grazie. Allora, poi qua in questo punto c'è da usare questo. Ho sbagliato, sono un genio. Allora, posso utilizzare questo coso per raggiungere il punto là sopra? No, invece sì. Ah. Lo potevo usare, ma non importa. Allora, 120, wow, quanta esperienza. Ho collegato questo posto, ora dovrei solo andare da questa parte. E tanto per c'è Onyx. Allora, Onyx acquagetto. Ok. Perfetto. Vai, po' Mega Ball. E comunque devo dire, le dimensioni per ora, fra virgolette lasciamo stare Onyx, perché Onyx dovrebbe essere leggermente più alto, sono rispettate. Quindi sì. Ok, sta per apparire un altro varco ed è qua giù. Mamma mia, come faccio a raggiungerlo in così poco tempo? Allora, cambio di programma. Come dire, visto che qua non si può fare niente, non si può salire qui, mi tocca andare qua. Perché... Da questa parte, Dreamer. Come ti ho accennato, Ursaluna si è infuriato, ma in qualche recesso... Ma in qualche recesso la sua memoria deve rammentare ancora al poche passaggio. È per questo mo... no, è per questo che quando il suono del mio flauto mi mordei... No, che quando suono il mio flauto mi mordei, egli non tarda mai non tarda mai a mostrarsi. È venuto il tuo momento. Mostra Ursaluna quanto vali. Ma non dimenticare che è un Pokémon caro al Team Perla. Non permetterò che finisca in una delle tue Pokéball. Wow! Ok, non ha effetto, quindi è tipo normale. È tipo terra? Terra normale? Proviamo. Comunque, dicevo, ho fatto un piccolo cambio di programma perché non si può girare da nessuna parte. Allora, acquagetto. Wow, come regge. Idropulsar. Ok, attaccante speciale. Cioè, difensore fisico, scusate. Occhioni teneri. Perché? Ah! Sono... un genio, perché tecnica rapida così attacca due volte. Ah. Acquagetto e ciao ciao.
Ok, livello 25. Nuova mossa. Ursaluna, mio povero Ursaluna, la rabbia ti ha logorato ormai. Su, lascia che ti liberi dal male che ti affligge. Ho qui con me una speciale medicina che usiamo noi del Team Perla. Si tratta di un antidoto in grado di sanare sia il corpo sia lo spirito. L'ammazzaveleno. Fine, molto fine. È talmente potente da dover essere utilizzato solamente su Pokémon forti e resistenti, come questo Ursaluna. Non sei d'accordo, mio adorato Ursaluna? Ah, sembra che si sia finalmente... No, sembra che si sia infine calmato. Tuttavia, c'è qualcosa che non mi convince. Non era vera collera e non emanava luce. Sei perspicace, giovanotto del Team Galassia. Esatto, quando hai placato Cleavor, la luce levatasi in cielo è stata vista fino a qui. Invece, dal corpo di Ursaluna non è scaturito alcun bagliore. E anche nel mezzo della sua furia non ha mostrato alcuna luminescenza. Inoltre, aveva addosso questa sostanza. Sembrerebbe una sorta di polvere. Quella ragazza del Team Diamante, Maru, perché mi è venuta a riferir... Perché mai è venuta a riferirmi di Ursaluna? Oibo, stavo per scordare una cosa essenziale. Suona il flauto Memordi. Da bravo. Ursaluna ha imparato la melodia che hai appena suonato. Lastra di pietra di tipo terra. Se usata, potenzia le mostre di tipo terra. Ursaluna ha un talento naturale nello scovare oggetti che si trovano sottoterra. Può cercare tesori e dissotterrare ciò che è sepolto. Ma ora va, giovanotto, e ragguaglia il direttore del Team Galassia su questo... No, su quanto è avvenuto qui. Adesso puoi chiamare Ursaluna e cercare tesori sepolti. Cercare tesori con Ursaluna. Se Ursaluna individua un tesoro di fronte a sé, scatterà nella sua direzione. Una volta trovato un punto in cui reagisce in modo virtuoso, premi il pulsante Y per cercare dei tesori. Potresti trovare qualcosa di prezioso. Ma come faccio? Devo premere il direzionale, ok. E come... Ok. No. No. Dov'è? Mannaggia. È qua. No. Wow. Cioè,
È abbastanza complicato da usare perché io non ci sto. Cioè, devo per forza stare così e andare. Cioè, è abbastanza lento, Ursaluna. Però, vabbè. Ah, non può salire, ovviamente. Ok. Va bene. Allora, che dovevo fare? Devo andare da coso. Vorrei dare un'ultima occhiata in questo punto. Nella palude bocca larga. Perché? No. Perché ho visto Ralts. Si trova nella palude bocca larga. Quindi, come dire, direi di andare là. E là sopra c'è un fuoco fatuo, l'ho visto, sì, da qui. Qua da queste parti dovrebbe esserci il coso. Il fuoco fatuo. E laggiù. Esatto, qua c'è la distorsione. Cioè, si vede veramente bene. Dovrebbe essere qua. Esatto. Un altro fuoco fatuo. Letteralmente è la zona. Allora, lì c'è le rovine. Andate da questa parte. Lì ci sono dei pezzetti. Qua. Qua c'è il punto di rovine. E salite da là sopra. Allora, facciamo così, se trovo qualcosa ve lo faccio vedere, altrimenti taglio e poi ci vediamo qua. E intanto anche qui ce n'è un altro. Sono in questo punto, sono salito da qua usando Vyrdir. E intanto qui c'è della roba. Antica poesia 1? Una delle vecchie poesie che si possono trovare sotterrate in giro per tutta Hisui. Dalla calligrafia sembrano attribuirsi a un unico autore. Vuoi leggerla? C'erano due Pokémon nei tempi che furo. Lo spazio espandersi l'uno ha dovuto. Il fluire del tempo l'altro ha conosciuto. Decisero entrambi, per proprio conto, di andare in cerca nei confini del mondo e di un nuovo futuro. Il sommo Sinnoh con loro. È un oggetto base, ok. Ok, va benissimo. Ah, Dreamer, hai qualcosa appiccicato addosso. Ma cos'era? Un Pokémon, forse? Ora che ci penso, Etelo mi aveva riferito di alcune incisioni simili a lettere sulle pareti delle rovine Flema. Quindi è possibile che si tratti di una specie di Pokémon con molteplici forme? Ho avuto una grande idea, Dreamer. Aggiungerò al tuo Pokédex una pagina speciale in merito a questo curioso Pokémon. Gli appunti a nonno sono stati aggiunti? No! ma che storia è questa? Sulla pagina che ho appena aggiunto ci sono già dei simboli simili a lettere. Inoltre, mi è parso di sentire il tuo Arceus Phone poco fa. Cosa vorrà mai dire tutto questo? Gli appunti sugli unknown. Premi Y mentre visualizzi la copertina del Pokédex per aprire la pagina degli appunti. Aiutandoti con i misteriosi messaggi in codice potrai catturare gli unknown. Gli unknown respingono le Partner Ball grazie a un potere misterioso, impedendoti di lottare con loro. Oh. Vedo che hai catturato 30... No, aspetta, non devo parlare con te? Sì, devo andare da Soran. Ok. Quanto ho preso? Wow, quanto!
Le tue ricerche fanno notevoli progressi. Interessante, notevolmente interessante. Permettimi di aggiornare il Pokédex, ok. Allora, Pikachu l'ho completato. Ok. Basso piano dorato. Che non ci sono andato, penso. Però come faccio a averlo... Ok. Allora, Geodude invece l'ho completato. Molto bene. Cricketon, no. Però qua ce ne sono un bel po' di Cricketon. Burmy l'ho completato. Bibarel. Devo sconfiggerne un po', e qui ce ne sono veramente tanti. Paras, idem. Ce ne sono un bel po'. Potrei catturarli, ma anche sconfiggerli. E sconfiggerli ci vuole un attimo. Staravia completato. Laxio, Dewott, Cherubi. È già difficile trovarlo. Potrei usare tanti assorbimento e farlo evolvere nel caso. Badiou. Devo solo farlo evolvere. Carnivile è facile da trovare. Parasect e company. Eevee. Ok, Eevee però un attimo. Intanto Flozel. Volte che è sconfitto, vabbè. Deve usare... Allora, o tecniche rapide. Tecniche rapide, si fa molto prima. Ok, devo farlo evolvere 10 volte. Io ne ho già 3, come ho già detto prima. Ne ho già un bel po'. E Onix, vabbè. Per poco. Cosa desideri fare ora? Vabbè, torniamo indietro. Andiamo all'ufficio del direttore, presto. E intanto qua c'è un'altra missione. Allora, due in realtà. Un fungo da studiare, che penso sia Parasect infatti. E Pachirisu. Penso che qua ci sia ogni quest, cioè per ogni Pokémon c'è una quest. Dreamer, abbiamo un problema. Lascia parlare me. Lilligant, la nostra regina delle creste, è anche lei in preda a una furia improvvisa. Quella Maru lo sapeva, ma non mi ha mai detto, ma non mi ha detto nulla. Regina? Se un Pokémon regale è femmina, ha il titolo di regina. Ah, ok. E non esistono Lilligant maschi, quindi... Ma lascia perdere, non abbiamo tempo per le spiegazioni. Chi ci deve dei chiarimenti è Maru, ma quella disgraziata è sparita dal villaggio. L'ultima volta che l'ho vista era in trattoria. Era in trattoria che si rimpinzava di moci di patate. Il che non mi sorprende, vista la bontà dei miei manicaretti. Mi auguro che Maru non abbia nulla a che fare con la collera di Ursaluna. La cosa potrebbe scatenare nuovi contrasti tra il team Diamante e Perla. Dimmi, Sorwan, in quel caso, che farebbe il team Galassia? Non prenderemo le parti di nessuno dei due. Vale a dire? Favorire una fazione vuol dire inimicarsi l'altra. Non siamo giunti in questa terra per metterla a ferro e fuoco. Hai ragione. In effetti, sei stato tu a proporre di parlarci in modo informale e amichevole per evitare attriti. Non avrebbe molto senso che ti impicciassi ora. Dreamer, hai forse qualche nuova idea su come sistemare la questione? Potrei chiamare Ursaluna. Ursaluna? Vuol dire che ti sei guadagnato la sua fiducia oltre a quella di Genaria? Grandioso! Ottimo, con il fiuto che si ritrova, Ursaluna riuscirà a stanare Maru.
Se ti sei guadagnato il rispetto di Ursaluna, allora di certo saprai come ammaestrare Lilligant. Ammansire. Io vado avanti, ci vediamo all'Arena della Ribalta, il sito regale di Lilligant. Dreamer, cerca di sistemare la faccenda senza farti dei nemici. Siamo giunti in questa terra per coltivare la pace. Non possiamo seminare discordia. Ok, dobbiamo cercare Maru. Seguendo traccia blu del suo odore con l'aiuto di Ursaluna. Ok. Ok, ho per errore parlato con lui e ho attivato un'altra quest. Avvistato un Ponita. Cattura lo strano Ponita, ok. Poi laggiù c'è un coso qui. In questo punto. Ne dovrebbe mancare due? No, tre. Sono letteralmente dietro la bottega del fabbro. Allora, tanto per Spira. Finora hai raccolto 9. Ti meriti il premio? Ah, ok, ogni pietra ovale. Ok. Se ne raccogli ancora una ti farà un bel regalo. Però non mi dice quante ne ho prese. Bisogna raccogliere tutte le... Ok, mi dice però quante ce ne sono in ogni coso. Perfetto. Almeno quello volevo saperlo. Allora, non trovo il tizio, quindi purtroppo niente. Allora, andiamo qua. Acquitrinio. Certo che la ragazza di prima ne ha mangiate di moci di patate di Rampei, eh? Ah, ora che ci penso, una volta mi pare di aver visto Genaria in groppa a Ursaluna, che scavava nella terra in cerca di tesori. Sarà perché ha un olfatto sviluppato, immagino. Sì, lo so. L'ho già utilizzato, come dire. Anzi, dammi un secondo... Perché te dovevi avere la quest, vero? No, non l'ho ancora completato. Mannaggia, vabbè. C'è una bella nebbia ora. Eccola. Dov'è? No! Non ho visto l'acqua! No, 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 no! Come... è tipo Zelda? Ok, è tipo Zelda. O meglio, esco danneggiato dall'acqua. Però... vabbè. Ouch. Non guardarmi. Uffa, volevo lottare, ma lasciamo stare. Ti prego, entra. Dai. Oh, mamma mia. Che bello, ho preso Ralts. Mamma mia. Che bello. Ah, mi sono detto, dai, ci vado per... tanto per... L'ho trovato. Mio Dio. Ora direi, raccolgo un po' di oggetti e ci vediamo di nuovo nella zona sopra. Ok, recuperato il coso e... Adesso abbiamo Ralts nel gruppo. Piccola cosa, Ralts, allora dicevo, Ralts è psicofolletto, è questo qui, ha le mosse, confusione, teletrasporto, se un Pokémon selvatico usa questa mossa se la dà a gambe, non penso che serva, che la usa viene sostituito se ci sono altri Pokémon in squadra, buona per lo Switch, però vabbè, vabbè, tecnica rapida in realtà può essere utile come cosa. Assorbi bacio e ipnosi. Per il momento farà parte del team. Ed è di natura neutra. Doveva ridurre. Allora, io avevo l'idea di farmi un team.
Il team che volevo io doveva esserci Ralts e altri Pokémon, vabbè. Però doveva essere fisico Ralts, perché volevo che diventasse Gallade. Però Gardevoir non è male come Pokémon, anzi è molto buono. Però doveva ridurre attacco fisico e aumentare attacco speciale. Però lasciamo stare. Allora, per il momento lo tengo in squadra, perché ovviamente devo ridurre l'esperienza di Diwot, cioè già a livello 30. Però, come dire, lo terrò. Poi, per il momento, come ho detto, terrò lui, terrò lei. Ma ci sarebbe un altro Pokémon che vorrei usare. E sapete tutti chi è, per l'amor del cielo, dai. Cioè, già che penso forse di tenere un Pokémon psico. Esatto, può essere forse lui. O anche altri Pokémon. Comunque, allora, prendiamo questa e riutilizziamo lui. Allora, dov'è che devo andare? Ah, però mannaggia a me, alla mia testardaggine, ce l'ho fatta ad ottenerlo. Allora, doveva essere da queste parti. Ok, è di qua. Sì, è di qua. No, non è di qua. È laggiù. Oh mamma, levati Psyduck. Ok, è di qua. Levatevi. No, non è più qua. Dov'è? È qua. Come faccio a salire, mi scusi? È da qua? Ok, sì, è da qui. Ok. È da questo punto. Da qui. Letteralmente vicino al... all'Hippodon. Praticamente bastava fare il giro largo da qua. Cioè, non da qua, ma da qua. E ora che ci penso, forse da qui si può salire ed arrivare qua. Vabbè, vedremo. Allora, dammi il bellissimo Ursaluna. Ah, fermi. La vedo roba. Un secondo Ursaluna. Pezzo di legno. Oh, finalmente l'ho trovato. E non è un insulto. Ah, finalmente ho trovato l'ultimo pezzetto di legno per la quest di coso. Allora, vai. Tanto per. Allora, per favore, dov'è adesso che devo andare? C'è un problema, là non posso andare. No, dov'è che devo andare? Di là? Ah, eccola! Allora, un secondo. Cioè, ha dato una craniata? D'accordo. Burmiaccheio. Ok, 4 su 6. Allora, ah, Dreamer, sei riuscito ad aiutare Ursaluna? Sì, ci sono riuscito. Oh, bene, bene. Grazie. Ma che ci fai da queste parti? Come sei arrivato qui? Grazie a Ursaluna? Oh! No, non mi dire che l'odore di quei moci di patate lo ha guidato fino a me. Caperrucca. Caperrucca, che fiuto. Si vede proprio che Ursaluna discende dai Pokémon a cui il sommo Sinnoh ha conferito poteri speciali. Comunque, ora pare che il mondo voglia punirmi.
un Pokémon mi seguiva e mentre scappavo mi sono persa una... mi sono presa una storta. Ah, alla buon'ora! Se la memoria non mi inganna, tu sei Maru, giusto? Sì, signora. Signora Genaria, io, ecco... Ti devo delle scuse, mia cara. Credevo fossi solo una screanzata del Team Diamante e ti ho mancato di rispetto. Imperdonabile, davvero imperdonabile. Eh? Ma io... Non hai nessuna colpa della collera di Lilligant e nemmeno dello stato in cui versava Ursaluna. Piuttosto, hai cercato di aiutarli. Tuttavia, non mi sono nemmeno presa il disturbo di ascoltarti. Mi vergogno di essere tanto vecchia e... di essere tanto vecchia, eppure ancora così Mi vergogno di essere tanto vecchia eppure ancora così insensata. Beh, in realtà è anche colpa mia. Mi sarei dovuta spiegare meglio. Avrei dovuto dirvi che Ursaluna era impazzito dopo essersi avvicinato a Lilligant in preda alla collera. È stata tutta colpa del suo profumo. Adesso si spiega la misteriosa polvere che aveva addosso Ursaluna. Sarà stata opera di Lilligant. Detto ciò, cos'è successo alla tua caviglia? Cercavo materiali per una sfera, Zen. Ma sono scivolata e mi sono presa una bella storta. Una brutta storta. Ero andata al villaggio Giubilo per chiedere al Team Galassia di aiutarmi con Ursaluna. E, visto che c'ero, anche per imparare qualcuno dei vostri trucchetti per creare strumenti. Il professor Laven mi ha portato delle Sferazen. No, mi ha parlato delle Sferazen. Così ho pensato di raccogliere il cibo che piace a Lilligant per fabbricarne qualcuna. Tutti quegli aggeggi che usa il Team Galassia sono una meraviglia. Ci sono un sacco di cose che vorrei imparare. Una ragione in più per sistemare subito le cose. Leader Damon, che pensavi di fare occupandoti di questa storia da sola? Cos'è? Sono davvero così inaffidabile? Beh, non hai tutti i torti. Chi si fiderebbe di un leader che non ha mai visto il sommo sinno? Lo stesso leader che non è nemmeno riuscito a intuire che Lilligant aveva qualcosa che non va. Ehi, Dreamer, porterò all'arena della ribalta le Sferazen create da Maru. Ci vediamo lì. Non c'è di che preoccuparsi. Dreamer placherà Lilligant e tutto volgerà al meglio. Dreamer, è ora di recarsi all'arena della ribalta. Il sito regale di Lilligant. Penseremo io e il mio Bibarel a trasportare Maru.